Appena tornata da Francoforte, il mio pensiero corre subito a voi. Questa è arte per te, arte per te. Ciao a tutti e bentrovati sul canale. Buon pomeriggio, oggi è, per voi sarà buongiorno perché di solito pubblico di mattina, è pomeriggio e sono veramente appena tornata da Francoforte. E allora stavo rimettendo a posto il contenuto della valigia e ho detto: aspetta, mi fermo 5 minuti e faccio un video in cui racconto ad emozioni ancora fresche quello che ho fatto, dove sono stata, perché sono stata, ai miei amici di Facebook che in maniera così carina, gentile, costante mi hanno seguito in tutta questa avventura, un po' a distanza perché io non ho avuto il tempo di parlarvene prima, però dei social mi avete fatto un tifo pazzesco, visto che ogni volta pubblicavo una cosa che creavo tutti voi esplodevate in una ola di benevolenza nei miei confronti, quindi grazie, grazie di cuore. E allora, Francoforte, cosa sono andata a fare? Sono andata al Creative World di Francoforte, la fiera europea più grande della creatività. Ragazzi, una cosa pazzesca, sono andata insieme all'azienda Ferrario come loro creativa e mi hanno chiamato, mi hanno contattato e mi hanno chiesto se volevo far performare i loro prodotti per far vedere appunto come funzionassero in realtà appunto molte delle cose che producono, insomma poco diverso da quello che faccio sulle recensioni di Arte per Te in qualche maniera. Forse è stato proprio quello, sì, anzi sicuramente è stato proprio quello che mi ha fatto entrare in contatto con l'azienda è che, reputando evidentemente buono il lavoro, ha voluto che lo facessi anche in fiera a Francoforte. Questa fiera è una fiera non per i privati, cioè non possiamo andarci noi privatamente a comprare dei prodotti così spuri, ma è una fiera per gli addetti al settore. Quindi partecipano fornitori, grossisti e partecipano soprattutto le aziende produttrici di materiali per belle arti. In realtà la fiera si divideva in tre sezioni: c'era Creative World, che era la sezione in cui lavoravo anche io, poi c'era Paper World, che era tutta una sezione dedicata alla carta, e lì vi lascio immaginare, e poi c'era Christmas World, ragazzi, sì, c'era Christmas World proprio sopra di me e io non potevo andarla a vedere perché dovevo lavorare. Allora, vi racconto un po'. Sono partita il venerdì, il 29, per essere in fiera il 30. Lì ho subito, il 29 sono arrivata a Francoforte, ho subito incontrato i responsabili della Ferrario nella persona del suo direttore e tantissimi altri rappresentanti di questa bellissima azienda. C'era anche il chimico, colui che è uno dei due chimici, questo è il chimico capo, credo, colui che produce con le sue mani e le sue formule i colori, e poi appunto un insieme di persone che lavorano appunto all'amministrazione della Ferrario, persone tutte gentilissime. Tra l'altro è un team veramente veramente affiatato, un'azienda fatta di persone più che di ruoli, e questa è una cosa molto molto importante. Ho lavorato benissimo nei 5 giorni, mi sono subito sentita parte di questa famiglia creativa. E cosa facevo? Io arrivavo in fiera e di volta in volta provavo dei prodotti mettendoli in pratica. Ho fatto diverse opere. Il primo giorno mi sono concentrata sui Phosphorus, che vi ho anche recensito qui. Ho fatto la maschera di Darth Vader con lo sfondo giallo fosforescente, e mi ricordo la cosa bellissima era che poi mettevano questo quadro in camera oscura per farlo vedere a tutte le aziende che avrebbero dovuto magari comprare il fosforo, su tutti magari i distributori, e quando entravano in camera oscura vedendo il quadro dicevano wow, e la soddisfazione di quel wow mentre io magari dipingevo altro, ragazzi, non ve la potete immaginare. Cioè, il far vendere un prodotto perché magari lo vendono attraverso una tua opera è qualcosa che dà enorme enorme soddisfazione. Il secondo giorno mi sono concentrata sugli acrilici, sui master, che a me piacciono tantissimo. Mi pare che ve ne abbia già parlato sul canale, se non è così lo farò molto presto, devo andare a vedere, ma sono degli acrilici bellissimi che hanno un colore stupendo, il classico acrilico che asciuga anche matificato, e ho fatto un paesaggio multicolor, una veduta che sta tra Venezia e Istanbul, non sono ben decisa su cosa sia, infatti non lo so, l'ho
fatto e basta. E mi è piaciuto tantissimo. Anzi no, questo l'ho fatto il terzo giorno, perché il secondo giorno mi sono concentrata sugli acrilici glossi e la doratura, perché loro anche hanno un'ampia gamma di prodotti per doratura. Tra l'altro ho scoperto una missione all'alcol che mi è piaciuta tantissimo, di cui vi parlerò, perché questa fiera a me per cosa è servita, ora ve lo dirò. E comunque ho fatto il quadro, ve li metto qua mentre parlo, i quadri che ho fatto, un quadro tutto a doratura a missione che è piaciuto tantissimo, è piaciuto veramente tanto, sia quello tutto colorato che il quadro a missione sono piaciuti tantissimo. E poi mi sono concentrata molto sui lavori a pastello gli altri giorni. Ho fatto un soffione, così questo soffione l'ho fatto, pensate un po', per provare una carta, perché cosa succede? Tra le ditte ci si incontra e si decide appunto di passarsi dei prodotti, no? Magari la Ferrario deve comprare i nuovi blocchi d'acquarello o da disegno, e allora cosa facevano? Prendevano le carte e mi dicevano: Ombretta, puoi provarlo questo per vedere com'è? E quindi io, Ombretta, diceva: ok, questa mi piace, questa è buona, questa non è buona, e loro ascoltavano anche il mio giudizio, altra fonte di enorme soddisfazione, cioè il fatto di essere tenuta in considerazione anche per i consigli ad un'azienda che io trovo, secondo me, nei suoi prodotti leader come la Ferrario. Cioè io ho potuto consigliare delle carte, ho potuto consigliare dei pennelli, ho potuto consigliare o sconsigliare delle tele, insomma è stata un'esperienza molto molto formativa dal punto di vista lavorativo. Ho conosciuto un settore che adesso vi racconto, andiamo per ordine. Poi cosa ho fatto? Ho fatto una farfalla, anche questa presa da una foto che avevo scaricato da internet. Ho fatto un corvo che a me è piaciuto tantissimo. Andando in fiera una mattina passeggiavo e eravamo tutto un gruppo, c'era anche il chimico, ho detto: guarda Mario, guarda, si chiama Mario il chimico, ciao Mario, guarda quel corvo che bello, era un bellissimo corvo nerissimo. E allora andate in fiera, ho detto: vabbè, lo voglio fare. Ho fatto questo corvo stagliato su un fondo dorato, mi è uscito proprio bene, la cosa che mi è uscita meglio è stato il ramo su cui era appoggiato, mi è piaciuto molto l'effetto che sono riuscita a dare. La cosa che mi ha gratificato tantissimo è che l'instand era presente per affari un esponente di un'altra ditta, che questa mi pare facessero carte, ed era russa, e mi ha chiesto di vendergli quel lavoro. Io naturalmente non potevo vendere nulla, perché quello non era un mio lavoro, ma era il mio lavoro che facevo per Ferrario, e la Ferrario è stata così gentile da prima mi ha chiesto: devo chiederle qualcosa? Io ho detto: no, potete anche regalarlo, da regalare questo lavoro, che è questo corvo, è volato in Russia, quindi adesso ho anche una mia opera in Russia che magari per voi non vuol dire nulla, ma per me invece è tanto. Cioè il sapere che una persona che passava e ti vedeva lavorare, rimasta affascinata da quello che stavi facendo, tra l'altro una persona addetta ai lavori, quindi non una persona che non ha a che fare con gente che fa questo tipo di mestiere, e che ha chiesto il tuo lavoro per comprarlo, e poi invece io sono stata felice di averlo regalato, e adesso questo lavoro è volato via, a me fa tanto tanto veramente piacere. Ho riscoperto che anche agli altri, che lo so che a voi piace quello che faccio, ma gli altri live dal vivo, no, che vedono le mie cose di presenza, piace quello che faccio. È stato un toccasana anche per il mio ego. Una cosa bellissima che ho scoperto di me è che posso essere veloce. Io, che sono sempre una molto leccata nel tratto, molto tranquilla, mi sono riscoperta, guardo di là perché c'è Enzo che dorme nel frattempo, mi sono riscoperta capace di gestire ancora, perché è una cosa fondamentale, di cui appunto si perde anche questo l'abitudine non esercitandosi, sono capace ancora di lavorare in maniera veloce, producevo abbastanza ogni giorno e di questo sono stata contentissima. Sono stata contenta di aver gestito la mia vita di nuovo in assoluta autonomia, perché per la prima volta da quando sono sposata, da quando sono fidanzata, sono partita senza Gabriele, e la cosa, vi giuro ragazzi, all'inizio mi ha spaventato tantissimo. Io 2 giorni prima volevo disdire il viaggio, perché ho detto: ma dove vado? Lascio mio figlio, mio marito. Ma per cosa? Per un lavoro? Ma siamo, lo sapete come la penso. Io
lavoro per vivere, non vivo per lavorare. Quindi ho detto, ma io devo perdermi 5 giorni di mio figlio per cosa? Per un lavoro? Assolutamente no, ora disdico. Poi alla fine ho detto, no, ombretta, hai dato la tua parola, vai. E sono stata contenta di andare perché mi sono riscoperta l'ombretta di una volta, no? Quella grintosa, quella capace di fare le cose anche da sola. Insomma, certe volte queste riscoperte ci vogliono. Mi sentite carica, mi sentite entusiasta perché è stata un'esperienza bellissima. È stata un'esperienza bellissima innanzitutto dal punto di vista umano. Ho conosciuto un gruppo affiatato di persone che in quel momento stavano lavorando in team assieme per una cosa in cui credevano, la loro azienda. Mi hanno fatto parte di tutto questo e abbiamo collaborato in maniera fattiva affinché questa azienda avesse il meglio da quella rappresentazione che si stava tenendo in quel momento, perché poi uno stand cos'è, no? Un palcoscenico sugli altri, dove si tende a far vedere il più possibile di se stessi. Un'azienda che, appunto, come vi dicevo all'inizio, era umana. Queste persone serissime nel loro lavoro, ma anche divertenti, ma anche umili, molto affabili, molto gentili. Quindi io ero partita così spaventata, non conoscevo nessuno di quel gruppo e subito sono diventata parte di quel gruppo. Oltre a me c'era anche un'altra creativa, Tiziana, a cui mando un grande bacio, che lei si occupava dell'hobbistica, quindi di tutta quella fascia di lavori, di tutta quella fascia di materiali inerenti al hobby, alla creatività. Non vi dico quante cose mi ha fatto scoprire, ho già richiesto alla Ferrari un pacco di roba da farvi scoprire, perché hanno dei materiali che non avevo mai attenzionato, ma che sono bellissimi e che potremmo usare in 300 cose su Arte per te. E quindi, che dire, mi sono divertita tantissimo, porterò questa esperienza con me nel cuore per molto, molto, per sempre, credo, sì. Mi è piaciuto il contesto, la Fiera di Francoforte è una bestia di quelle pazzesche, enorme. Immaginate che dall'ingresso allo stand in cui era la Ferrario io percorrevo una cosa come 16 minuti e qualcosa a piedi, passando tra corridoi con tapis roulant, quindi pur con la camminata assistita ci si stava almeno 15 minuti per arrivare allo stand. Era su più piani questa fiera, ogni piano ospitava appunto uno spaccato di cui vi ho parlato, e la parte creativa era pazzesca. C'erano tutte le aziende di cui voi avete sentito i nomi, tutte, non ne mancava una italiana, straniera, c'erano tutte con i loro prodotti ad esporli, a farli conoscere. Io purtroppo mi sono potuta muovere poco, ma un pochino mi sono mossa anche per Arte per te, ho preso qualche biglietto da visita, ho già spedito qualche mail che potrebbe essere interessante per acquisire contatti, per farvi conoscere nuove cose. Paper World l'ho visto pochissimo, ma di carta, ragazzi, c'era un mondo di carta, per scrapbooking, per killing, c'era l'inferno, agendine, di robe pazzesche. E poi mi sono soffermata su Christmas World, in cui sono scesa, mi sono fatta un giro veloce, vi mando qualche immagine per capire l'indotto che c'è dietro tutto questo. Christmas World era una città dedicata al Natale, con complementi di arredo, con decorazioni, con rappresentazioni in 3D di quelle che potevano essere scenografie adatte per il Natale, veramente infinita. Perché vi sto raccontando tutto questo? Perché vi sto facendo vedere la mia contentezza? E perché soprattutto su Arte per te, non su un canale più chiacchiericcio come Ombretta? Perché qui mi rivolgo a voi che coltivate il sogno, a voi che coltivate il grande sogno dell'arte e della creatività, che volete fare parte di questo mondo. Bene, vedendo tutta questa grandezza, vedendo quanto è ampio il settore delle belle arti, vedendo quanti rapporti si intessiscono a priori, no? Prima che il tubetto arrivi sui nostri cavalletti, prima che il cavalletto, davanti a noi c'era un'altra ditta che produceva cavalletti, insomma, prima che tutto nasca, l'idea della creatività.
Se voi avete quell'idea, non mollatela, perché c'è spazio per tutti. È un indotto talmente ampio, talmente immenso, che bisogna semplicemente cercare l'entrata per farne parte. Ognuno ne può fare parte a suo modo. Si può essere creativi, si può essere dei tecnici, si può semplicemente essere degli artisti ed usare quello che producono queste aziende. Il mondo dell'arte è un mondo enorme, e se c'è una tale enormità, se la macchina è così vasta, vuol dire che la richiesta è altrettanto vasta. Avere una richiesta altrettanto vasta significa che qui, da questa parte, quando arrivano i prodotti, siamo veramente in tanti a sgomitare per emergere. E allora cosa vi dico? Continuate a sgomitare, e invece di stringere i gomiti e pingiarli l'uno contro l'altro, allargate le braccia e fate catena l'uno con l'altro, e andiamo avanti tutti insieme. Siate generosi nel vostro lavoro creativo e vedrete che un posto per voi lo troverete sicuro. Siate liberi. Cosa intendo io con questo? Siate generosi, siate liberi. Il mio rapporto con la Ferrari, come è nato? Ho richiesto io, Ombretta, ha scritto un'azienda facendomi forte del canale, del fatto che c'era qualcuno che mi seguiva, e ho richiesto dei prodotti. Ho richiesto dei prodotti che mi sono stati inviati generosamente al di là da un'azienda. Certo, quell'azienda sperava in una recensione, a cui ho detto alt, io recensisco solo se mi piace. Loro hanno detto ok, ci sto, c'è un colosso che dice a una cretina ok, ci facciamo giudicare da te, tu fai quello che vuoi, poi se ti piace lo recensisci, se no noi abbiamo rovinato questo colore, te l'abbiamo mandato così. Mi è piaciuto e ve l'ho recensito. Loro hanno guardato, hanno visto delle recensioni che possono essere sembrate serie, accurate, non lo so cosa sia passato, me lo direte voi cosa passa dalle mie recensioni, me lo dite voi, io credo che vi piacciono, e quindi qui sta nel siate generosi. Molti, nel fare questo che faccio io, si fanno pagare. Io l'ho fatto gratuitamente per le aziende con cui l'ho fatto fino a questo momento, no? Cioè tutto quello che passa su Arte per Te, per Arte per Te, passa in maniera del tutto gratuita. Io non mi faccio mai pagare dalle aziende, perché tanto ho il riscontro da YouTube, non c'è bisogno che mi paghino le aziende, e questo mi consente la libertà, altra parola di cui vi ho parlato prima, di poter parlare come voglio e dei prodotti che voglio, quindi potervi consigliare solo per il meglio, senza essere viziata dal soldo che potrebbe deviare in qualche maniera il mio giudizio nei confronti dell'uno o dell'altro prodotto. Sono libera, sono contenta di farlo in maniera così. Questa, tra virgolette, generosità, che non è neanche generosità, però ti premia, perché ti fa instaurare un rapporto con un'azienda che poi magari ti chiama per fare altro, come è successo a me, e mi fa scoprire una cosa enorme come il Creative World, e mi fa far parte di un progetto importante come l'essere al Creative World con un'azienda importante come la Ferrari. Quindi quando vi dico siate generosi, siate liberi, siate aperti, significa: non badate sempre solo al denaro subito, nel senso, ok, vuoi un lavoro, vedi chi te lo chiede quel lavoro, vedi di andare incontro alle esigenze. È un momento difficile questo, nell'arte specialmente, parliamoci chiaro, l'arte viene vista come il superfluo, non lo è, ma viene vista come il superfluo. Quindi in questo momento cercate sempre di scavare delle basi solide per farvi conoscere. Solamente attraverso una conoscenza solida può svilupparsi poi un rapporto in futuro che potrà far nascere qualcosa di più. Raccontandovi questa cosa bellissima che mi è successa, io la reputo una cosa bellissima, certo non è la cosa più importante del mondo, è una cosa come può succedere a tante persone, però è successa a me e ve la voglio raccontare, perché ho un canale su YouTube. Raccontandovi questa cosa, non ho voluto farvi dire ah, beato Ombretta, qui è successa questa cosa, no, assolutamente. Il messaggio che voglio passarvi è semplicemente: se è successa ad Ombretta, può succedere anche a me. Se Ombretta ha lavorato tenacemente per fare una cosa, perché io su YouTube qui con voi lavoro tenacemente, a cosa voglio arrivare? Non lo so,
sto costruendo qualcosa che mi gratifica giorno dopo giorno. Non mi chiedete a cosa voglio arrivare con Arte per te. Le cose arrivano e sono tante, come è stato tempo fa per Mamma che Blog, o insomma, sono cose che arrivano senza che io mi chieda il perché, arrivano e senza che io mi chieda, ma io volevo questo. Assolutamente, sto costruendo, sto facendo una cosa che mi piace con tutte le mie capacità e tutta la voglia di fare. Ecco, fate questo anche voi se volete raccogliere qualche frutto dal vostro lavoro artistico. Fate quello che vi piace senza domandarvi questo a cosa vi porterà. Naturalmente non è facile. Io per fare questo devo fare anche altri lavori, non posso vivere di YouTube ovviamente, e quindi comporta dei sacrifici in ordine temporale, in ordine di tempo proprio, in ordine di tempo che posso dedicare alla mia persona uscendo, facendo shopping, invece devo stare a casa magari a fare i video, ma lo faccio veramente, come dice Maricucci, col cuore. No, non lo faccio col cuore, lo faccio sì per voi, ma lo faccio soprattutto per me, perché mi piace, mi appassiona. Vivete in maniera appassionata ogni avventura relativa al vostro sogno. Donate il 100% e vi sarà restituito il 200% in forme diversificate. Godete di ognuna di queste forme diversificate. Sappiate che è una realtà talmente ampia e talmente eterogenea che può ospitare tutti i vostri sogni. Basta volerlo, basta non incaponirsi sul soldo subito e soprattutto non incattivitevi. Questo è un settore dove tendenzialmente e molto facilmente si percorre la strada della solitudine, dell'incattivimento, del segreto personale, della non condivisione, del tenere per sé i propri traguardi, del tenere per sé i segreti acquisiti. E invece no, condividete, scambiate esperienze, regalate ciò che di vostro avete e riceverete sicuramente da altri un enorme e altrettanto grande regalo. Bene, basta, questo video pseudo motivazionale, che motivazionale non è, semplicemente un'esperienza, la mia. Basta, non vi chiedo neanche di mettere un pollice in su a questo video, perché vorrei che lo faceste solo se ne trovate un giovamento personale. Ecco, veramente, se vi sentite bene dopo aver visto questo video, mettetemi il pollice in su, se no una valanga di pollici in giù, chi se ne importa, sono felice lo stesso. Primo, perché ho fatto questa esperienza, e secondo perché so che anche al prossimo video ci sarete voi dall'altra parte ad aspettarmi con una novità. Vediamo di cosa parleremo. Prima di salutarvi, permettetemi di fare due ringraziamenti speciali. Uno alla Ferrario per avermi scelta per questa avventura. Sono stata felicissima di accompagnare questa azienda, e per me è stato un grande onore, e quindi grazie. Il secondo ringraziamento va a voi, perché grazie a voi, grazie al vostro affetto, grazie al modo così carino in cui mi seguite, che ogni giorno mi date lo slancio sempre nuovo di affacciarmi su questa finestra virtuale e raccontarvi qualcosa di nuovo. E così mi è venuta anche la curiosità di chiedere alla Ferrari dei prodotti, e così una cosa tira l'altra, è nato tutto questo. Quindi grazie, grazie a voi. Intanto vi mando un grande bacio, grazie per essermi stati accanto a Francoforte, grazie per avermi tenuto compagnia quando non avevo la mia famiglia vicino, mi siete stati molto vicino, voi forse non vi rendete conto, ma mi avete fatto sentire a casa, mi avete fatto continuare la mia routine anche là, quindi grazie di cuore. Sono fortunata soprattutto ad avere voi nella mia vita, e quindi cerco di ricambiare in qualche maniera come posso. Spero che questo video un pochettino di ottimismo l'abbia dato a tutti quelli che in questo momento stanno sbattendo la testa nel settore arte e non sanno come muoversi. C'è spazio per tutti, cercate il vostro. Da Ombretta e da Arte per te è tutto, al prossimo video ragazzi, vi voglio un mondo di bene e grazie a tutti.